Oggi vi faccio vedere come fare una patch come questa qua. La patch serve per attaccare un televisore a una presa di rete o un computer o qualsiasi attrezzo che abbia l'ingresso come questo. Io di solito faccio così. Questo è il mio cavo, la mia patch per il mio televisore. Vado a spelarlo abbastanza lungo. Un consiglio è quello di tagliare il cavo lateralmente in modo da non andare a incidere i cavi all'interno, appena appena. Poi tirate e si apre. Se avete padronanza con le forbici, invece potete anche eseguire un taglio circolare . Dovete fare attenzione a seconda delle forbici che avete e poi tirare. Dovete avere un bel gioco sul cavo e poi andiamo a sciogliere le trecce. A questo punto devo cablare il mio spinotto o nella versione B o nella versione A. Di solito questa è quella più utilizzata. Come vedete, i due capi sono identici. Con la colorazione a vista metterò i cavi in modo bianco-arancio. Arancio, bianco verde, blu, bianco blu, verde, in questo modo ho la corretta visione. Ora, per tirarli dritti io uso un cacciavite rotondo e tiro i fili. Li riposiziono nel modo corretto, che magari si sono spostati. Ricontrollo che la codifica sia giusta. Il nostro jack è questo, va con lo spinotto verso il basso, quindi non ce l'abbiamo qua ma ce l'abbiamo dietro. A questo punto vado a tagliare i miei cavi. Con la linguetta verso il basso vado a infilare il tutto. Ora vado a climpare, infilo il cavo nell'apposita sezione. Premo fino alla fine e lascio. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte, quindi
Poi andremo a provare il cavo, la funzionalità del cavo. Quindi abbiamo detto bianco, arancio, bianco, verde, blu, blu bianco, bianco blu, verde, bianco marrone, connettore sempre verso il basso, infilo i cavi, li spingo per essere sicuri che siano dentro. Verifichiamo adesso se funziona con l'apposito tester. Se tutto funziona, tutti i LED devono corrispondere. Il cavo, il nostro cavo è pronto.